Pepino Ranalli sbatte in faccia al PD la carta di intenti delle primarie. Il vincitore delle consultazioni dello scorso gennaio chiede il rispetto degli accordi. Questo è quello che colpisce nell'Assemblea Pubblica al Pacifico, apertasi con un video sulle primarie, dove viene rimarcato l'articolo del regolamento del PD abruzzese che invita a rispettare l'esito delle votazioni. Non farò un passo indietro nemmeno di mezzo millimetro, ha così espresso chiaramente la sua posizione davanti ad una folta platea. Presente anche il PD, con la vice segretaria Teresa Nannarone ed Antonio Iannamorelli. Oggetto del contendere l'allargamento della coalizione dopo il tentativo di mediazione lanciato al termine della scorsa assemblea del Partito Democratico. Ranalli cosa farà? Accetterà la proposta del PD per un allargamento della coalizione? L'allargamento della coalizione io l'ho sempre dichiarato sin dal giorno dopo delle primarie, naturalmente nel rispetto della carta di intenti sottoscritta dai partiti della coalizione e nel rispetto del risultato delle primarie del 20 di gennaio. Quindi non sto dicendo una cosa nuova rispetto al passato, è una cosa nota a tutti, occorre fare dei passaggi precisi con il tavolo del centrosinistra, naturalmente la nostra carta di intenti ci sono tutti i contenuti, quei valori sia programmatici che politici che permettono l'allargamento della coalizione. Cosa significa questo? Che adesso dialogherà con il PD e non si candiderà più da solo? Il dialogo col PD non è mai stato interrotto. Sono state delle incomprensioni all'interno del partito, penso che oggi queste incomprensioni siano state superate. Dopo le polemiche che sono insorte all'indomani delle elezioni primarie, com'è nata questa apertura e questo tentativo di mediazione nella scorsa assemblea? Secondo me c'è stato un grosso equivoco di fondo, perché nessuno ha pensato di rimettere in discussione il valore delle primarie e l'esito delle primarie stesse. È chiaro però che delle primarie fatte così in anticipo lasciavano presagire, e per questo io non le volevo assolutamente a gennaio, che poi a seguito delle politiche ci sarebbero stati dei cambiamenti. E quindi un'evoluzione che secondo me si è alimentata anche molto da equivoci, e che però poi deve ricondurre i dirigenti di un partito a trovare una mediazione, a trovare una sintesi che deve essere necessariamente positiva. Ribatte ancora sulla carta di intenti Peppino Ranalli, che dice inoltre: accolgo chi verrà a sottoscriverla, ma non ci farò passare sopra nessuno. In merito al cambiamento dello scenario politico che ha fatto pensare di mettere in discussione la candidatura a sindaco, Ranalli replica che il mutamento dello scenario non cambia i valori della carta di intenti. Vuole fare chiarezza con tutti, perché se devo litigare, ha detto, preferisco farlo oggi e non domani se sarò il sindaco di questa città. Se il PD era presente, mancava però chi è alla guida, cioè il segretario Roberto Spinosa e Bruno Di Masci, verso il quale è partita una dura risposta da parte di Ranalli. Di qualcuno che, facendo le scorciatoie, ha sfiduciato quello che c'era scritto in quella carta e da cui io oggi non voglio più avere a che fare, perché ci sto distante da quella situazione. È una vecchia politica che non riconosco più. Voi siete la politica vera, non quella politica lì. Riparte il dialogo tra Ranalli e il PD, ma con Di Masci incomincia da oggi una fase di riflessione e di analisi. Toccherà capire se le altre forze politiche, oggi assenti, cioè Sulmona Democratica, PSI, UDC e Rialzati Abruzzo, accetteranno Ranalli o meno. Nel frattempo il vincitore delle primarie, la campagna elettorale l'ha già iniziata.